L'incontro è andato bene, siamo pronti a un'azione forte, a un confronto ampio, condiviso. Ovviamente andrà rimosso dal tavolo, andranno rimosse candidature di parte, in particolare quella di Berlusconi, ma assolutamente siamo pronti ad offrire al Paese e a tutti i cittadini che aspettano un Presidente o una Presidente autorevole che possa rappresentare tutti, possa garantire l'unità nazionale. Avrete sicuramente delle proposte più avanti quando avremo il confronto anche con le altre forze. E permettetemi di esprimere vicinanza a Grillo, a Beppe Grillo, perché ho visto che molti giornali hanno enfatizzato la notizia di queste indagini. Sono assolutamente fiducioso che le verifiche in corso dimostreranno la piena legittimità del suo operato, ne sono assolutamente sicuro. Grazie. Parleremo con il centrodestra nei prossimi giorni, è andata tutto molto bene. Quindi ha presentato un altro incontro con il centrodestra. Fatemi passare, grazie. Attenti, attenti, vi fate male, non c'è nulla, non è una conferenza stampa, non c'è nulla da dire. Punto, stop, punto. Allora, non c'è nulla da dire, un nome condiviso ha detto Conte, questa è l'uscita ieri di Letta, Conte e poi c'è stata Speranza, che è stata poi certificata con quello che è stato definito un tweet a reti unificate, praticamente un copia e incolla su un tweet che hanno fatto tutti e tre i leader insieme, non con troppa, diciamo così, fantasia, questo almeno possiamo dirlo, ma questa è la situazione, è una situazione sostanzialmente di stallo, dice Conte, vedremo nei prossimi giorni, però siamo a giovedì e lunedì si comincia con il voto, ma c'è stallo anche dall'altra parte, nel centrodestra, perché Berlusconi resta a Milano, congela così il vertice che doveva esserci in queste ore, tra oggi e domani, e insomma è tutto paralizzato per fino a questo momento, e questo complica molto di più, ancora di più, la partita del Quirinale. Il nome condiviso sarà quello di Draghi, Draghi però non va bene a tutti, non va bene a Salvini da una parte, c'è grande incertezza e perplessità nel Movimento 5 Stelle, insomma tutto ancora è da decidere. Intanto do il buongiorno a Mariolina Castellone del Movimento 5 Stelle, buongiorno, grazie per essere con noi in studio, e in collegamento do subito il buongiorno a Alessandra Ghisleri, Euromedia Research. Buongiorno. Buongiorno a Gianfranco Pasquino, politologo. Buongiorno professore. Buongiorno Gaia Tortola, buongiorno. Buongiorno a Pietro Salvatori dell'Huffington Post. Buongiorno. E buongiorno a Maurizio Lupi, Noi con l'Italia. Buongiorno. Buongiorno. Allora Castellone, cominciamo dal vostro di vertice, quello che c'è stato ieri, abbiamo visto Letta e Conte, un nome condiviso che però ancora non c'è. Un nome condiviso a cui stiamo lavorando con degli obiettivi precisi, che sono quelli di dare stabilità al Paese in questo momento storico in cui serve stabilità, in cui servono risposte concrete ai settori che sono in ginocchio, ai cittadini che ormai da 2 anni fronteggiano questa pandemia e che sono davvero stremati. Quindi serve stabilità, serve un nome condiviso. Noi stiamo dialogando con tutte le forze politiche con questo obiettivo, quello di arrivare a un nome che sia davvero espressione di quell'unità nazionale che poi è rappresentata anche dal governo di cui facciamo parte. No, se ci troviamo all'interno di un governo di larga coalizione, di unità nazionale che serve per traghettare il Paese fuori dalla pandemia, riteniamo che anche la figura del Presidente della Repubblica debba rispettare questa prospettiva e questa linea di indirizzo. E quindi quel nome non può essere Berlusconi, questo è stato detto, diciamo così, in tutte le salse. Questo è chiaro, insomma, che quello non possa essere un nome condiviso, e ci sorprende che dal centrodestra sia stato fatto quel nome, che tra l'altro non sembra tanto condiviso neppure all'interno della coalizione, no? se vogliamo dirla tutta, cioè sembra che sia più l'opportunità di voler utilizzare questa occasione per, che posso dire, come premio di fine carriera, piuttosto che un vero convincimento che sia quella la figura che serve al Paese in questo momento.
Senta, però qui fino a questo momento di condiviso c'è un unico elemento, un'unica persona che è la persona poi che tiene in piedi questo governo, che è Draghi. Può essere quello il nome condiviso? Il presidente Draghi io credo che abbia un obiettivo preciso, che è quello con cui è nato questo governo. Questo governo è stato creato intorno alla sua figura ed è nato con due obiettivi fondamentali. Il primo era completare la campagna vaccinale. Il secondo era attuare il piano nazionale di ripresa e resilienza. La campagna vaccinale a buon punto, non è ancora conclusa. Il PNRR sta partendo in questo momento, in questi mesi. Abbiamo appena a fine dicembre varato il decreto che contiene le riforme più importanti, che però dovranno essere messe in campo da tutti gli enti locali, dalle regioni. E monitorare l'attuazione del PNRR sarà fondamentale per avere poi dall'Europa la seconda e la terza tranche di finanziamento, che se non portiamo in porto i progetti chiaramente rischiamo di perdere, e non credo che il Paese in questo momento storico quindi può perdere più di 200 miliardi. Sta. Draghi ha ancora molto da fare, io dico, e il Paese non può permettersi uno stallo neppure di 2 o 3 mesi per la creazione di un nuovo governo. Insomma, io mi preoccupo soprattutto di quello che ci possa essere un buco e uno stallo in quello che è il lavoro parlamentare, che in questi 2 anni non si è fermato e non può fermarsi adesso. Fino a lunedì c'è tempo, ma dobbiamo presentarci uniti, se no non c'è più il centrodestra. Dovete farlo anche voi però, Castellone, questa operazione, no? Cioè noi Draghi siamo... vi spacca anche il noi Movimento 5 Stelle. Noi stiamo dialogando con tutti, Gaia. Io quello... Qual è la posizione del Movimento 5 Stelle? La posizione del Movimento 5 Stelle è chiara ed è quella di mettersi a servizio del Paese in questo che è un momento storico straordinario. Però la posizione no, del Movimento 5 Stelle qual è? Allora, io continuo a sentire discorsi in cui una forza politica, una parte della coalizione pensa di portare la propria voce come forza politica e come identità in un tavolo, quando invece in questo momento storico, durante una pandemia in cui il Paese ha davvero bisogno anche di un segnale dalla politica che fa capire che qui non si stanno facendo delle battaglie per piantare delle bandierine. Ma voi vi siete riuniti e avete deciso una linea, avete deciso certo un che nome. Certo che abbiamo deciso una linea, c'è una rosa di nomi a cui Draghi. Si sta discutendo. Si amplierà questa discussione anche al centrodestra, questo è un impegno che hanno già manifestato sia il presidente Conte che Enrico Letta, quindi questa deve essere la direzione, ma per tutti. Non siamo in un'elezione qualsiasi alla presidenza della Repubblica. Questo quindi credo che sia più chiaro all'esterno, cioè è molto chiaro all'esterno. Ma mi sembra chiaro però alle forze politiche che continuano a fare delle battaglie di parte, quando invece qui ciascuno di noi dovrebbe aver capito da quello che ci ha insegnato la pandemia che se vogliamo andare avanti insieme dobbiamo sacrificare ognuno un pezzettino di noi stessi e della nostra identità. E il Movimento 5 Stelle questo l'ha fatto con grande però sacrificio. Però guardi il titolo di Repubblica, Draghi no, di Lega e 5 Stelle, è un no su non Draghi. È assolutamente un no, non è un veto, questo l'ha anche chiarito il Presidente Conte. Noi riteniamo che non sia questa la strada per arrivare alla definizione del prossimo Presidente della Repubblica, perché il Presidente Draghi ha ancora tanto da fare. Il Parlamento, il Paese, non possono permettersi uno sopra. Quindi però no, se Draghi deve restare a fare tutto quel lavoro che ancora deve fare, non può andare al colle. Non può essere di certo la prima scelta e non può precludere una discussione ampia. Diciamo che non ce lo vedo Draghi a essere la quarta, quinta, seconda fila. Lui o capisce che è la prima scelta o non ci sta proprio in questo giochino. Allora, io ritengo che il Presidente Draghi capisca che ha l'approvazione non solo del Parlamento, ma come diceva la dottoressa Ghisleri, di gran parte del Paese che gli chiede di portare avanti. Quindi Draghi deve stare dove sta. Questo è il senso, diciamo, poi andiamo per le spicce. Senta Castellone, sto facendo un test in questi giorni, è una domanda che per ovvi motivi non faccio a lupi perché conosco la risposta. Secondo voi Casini è di centrodestra o di centrosinistra? A parte che per voi non esiste centrodestra, centrosinistra, prendete tutto, no? Cioè, il movimento nasce così. Però dovesse dire una parola su pochino. Io chiaramente ho la mia idea, ma credo che abbia dimostrato che sa sicuramente dialogare con tutti, e questo è uno dei motivi per cui è uno di quei nomi jolly che vengono tirati fuori da sempre, no? Questo servizio che avete mostrato però del 2015 a mio avviso è emblematico di come la politica non abbia imparato la lezione di questa pandemia, se continua a ragionare sempre allo stesso modo, con le stesse proposte,
provando di nuovo anche questa volta a piantare le bandiere piuttosto che, come dicevo, a sacrificare un po' se stessa, cosa che invece il Movimento 5 Stelle chiaramente ha fatto, perché se ha scelto di non presentarsi a queste trattative con un proprio nome di bandiera è proprio perché ritiene fondamentale che ci sia un'interlocuzione che parta da presupposti diversi e che si dia degli obiettivi diversi. Se si arriva al nome condiviso, non vorrei darle una brutta notizia, ma temo che sia un nome che è sempre poi uno vedremo. Di quelli. Poi vedremo, cioè, ma non mi riesce a pensare a una novità. Poi vedremo, ma il discorso deve partire da presupposti diversi e deve essere più ampio, di certo non mettendo come candidato papabile il proprio leader di partito. E quindi ritorniamo al discorso Berlusconi. Matteo Renzi ieri ha rilasciato questa dichiarazione che riguarda il Movimento 5 Stelle, soprattutto da una parte della giustizia. Conte, all'inizio lo abbiamo fatto sentire, ha voluto esprimere la sua solidarietà a Beppe Grillo, aggiungendo poi che era stato oggetto di una campagna stampa enfatizzata. Diciamo che ci sono giornali che hanno enfatizzato per anni anche su altri soggetti, siamo garantisti naturalmente anche noi, però sentirlo dire proprio da un esponente del Movimento 5 Stelle, diciamo, è quantomeno curioso. È una vicenda quella di Beppe Grillo che comunque porta abbastanza sconquasso anche all'interno del Movimento, adesso al di là delle parole di Renzi. Noi come sempre aspettiamo di leggere gli atti di questa, come sempre, di questa indagine. Mi permetta di dire come sempre, infatti il voto in giunta di astensione proprio sul caso Open di Matteo Renzi, che poi sì, è stato criticato, era mirato proprio a questo. Anche lì noi in quel voto di astensione abbiamo detto leggiamo gli atti di questa indagine. Qui continuiamo a dire la stessa cosa, piena fiducia nella magistratura, leggiamo gli atti, i documenti e cerchiamo di capire qual è effettivamente il capo di imputazione e se c'è o non c'è un qualche reato. Insomma, siamo in una fase molto preliminare, ma la nostra fiducia nella giustizia e nel lavoro dei magistrati è piena, questo non è assolutamente in discussione, non è mai stato in discussione. Poi no, che Matteo Renzi... Non sono sempre stati questi i toni del Movimento 5 Stelle, però probabilmente adesso poi il Movimento 5 Stelle si è anche un po' diviso, staccato, e quindi alcuni sono andati altrove e questa è la vostra linea oggi. Allora, a questo proposito, io le volevo chiedere della prima pagina di Domani, che titola così: grande foto di Berlusconi, Quirinal Papi, esclusivo, non ci sono solo le ragazze del processo Rubiter a imbarazzare il candidato del centrodestra al Colle, l'antiriciclaggio indaga su 70.000 euro che Berlusconi ha girato a una misteriosa donna albanese che ha affittato una casa da un magistrato della Cassazione che ha giudicato il Premier. Vale lo stesso quello che ha detto anche certo per Berlusconi? Certo che vale. Vale per Berlusconi, vale per Renzi, noi abbiamo piena fiducia nella magistratura. Ma nel non valeva tempo fa, ricordiamo le parole di Battista, Io le posso dire che vale da 4 anni a questa parte, da quando siamo in Parlamento e abbiamo anche in tema di giustizia fatto delle riforme importanti, lo stesso Matteo Renzi adesso ne parlava, se poi utilizza qualsiasi argomento solo per screditare una parte politica perché non ha altri argomenti a disposizione, insomma, lo dica alle donne vittime di violenza che il lavoro di Alfonso Bonafede come ministro della giustizia non è stato un buon lavoro, visto che con quel ministro abbiamo approvato il codice rosso. Sono dei cambi di paradigma che ci sono stati solo grazie all'azione al governo del Movimento 5 Stelle. Dicevo che per una notizia di indagine hanno fatto dimettere per esempio Siri, che era sottosegretario nel governo leghista, dicendo o si dimette o noi usciamo dal governo. Hanno crocifisso su pubblica piazza per esempio il padre di Renzi. Io adesso non è che voglio fare l'avvocato difensore di Renzi, lo stesso Renzi che è stato recentemente assolto per la storia delle indagini, cioè quello che dice la Castellone sì, vale adesso per l'indagine, per le carte in giunta, ma è semplicemente falso, cioè per qualunque notizia di indagine di un avversario politico i 5 Stelle sono stati il principale volano dell'enfatizzazione delle indagini, avendo sì piena fiducia della magistratura, ma piena fiducia dei pubblici ministeri
che indagavano gli avversari politici. Adesso sentire dire Conte che qualche giornale ha enfatizzato un'indagine su Grillo, tra l'altro su un reato, cioè che è accusato, cui capo di imputazione è un reato che i 5 Stelle hanno voluto, un reato fumosissimo come il traffico di influenze, che spesso e volentieri, le cui inchieste su questo punto spesso e volentieri sono finite in una bolla di sapone, finirà in una bolla di sapone magari anche questa di Grillo. Però il fatto che i 5 Stelle, da quando sono al governo, sono diventati garantisti, forse ce n'è solo uno che ha fatto dei passi in questo senso, e che è stato Luigi Di Maio. Con le scuse a Ugetti. Ricordiamo? Esatto, la lettera su Ugetti, ma anche le scuse su Pipiano. Detto questo, appunto, diciamo che chi tra l'altro ha preso voti su quella storia lì, sulla casta, su tutti rubano, su una classe politica corrotta, cioè è stato uno dei principali punti, come dire, di campagna elettorale, di progetto politico, l'enfatizzazione dell'avversario corrotto, inadatto, concusso e via discorrendo. Ripeto, io anche sono garantista e credo che per il tipo di reato di cui è accusato Grillo sarà molto complicato arrivare a una sentenza, ma lo dico non perché ho visto le carte, ma perché conosciamo, diciamo, certo, le imputazioni precedenti. Detto questo, sono stati il megafono di questa roba qui per anni e anni e anni, e anche di recente. Adesso questa botta di garantismo su Grillo è abbastanza comunque bizzarra. È cambiata la linea, però Castellone. Guardi, dice è cambiata però la linea. Qui stiamo confondendo i piani, perché Siri aveva un ruolo politico, Siri aveva un ruolo politico, e noi siamo i primi a chiedere ai nostri esponenti, nel Grillo, caso in cui ci, politico, ci dai, siano non, indagini, non ci a fare Grillo un passo. È il capo politico del movimento. Grillo non è il capo politico. E allora perché viene a incontrare parlamentari, senatori, siede in Parlamento? Ma lui è il garante del nostro movimento, ma non ha un ruolo politico. Se poi vogliamo dire che Grillo ha un ruolo politico, vabbè, insomma, questa è la situazione. Il garante ancora più. Cattaneo, prego. No, a voler guardare il ruolo di garante, allora è ancora molto più delicato rispetto al tema di essere coinvolti in un'indagine del genere. Comunque, il quadruplo salto mortale del 5 Stelle sul tema della giustizia è lì da vedere, perfino, insomma, imbarazzante il loro maldestro tentativo di fare un distinguo. Non c'è un distinguo. Beppe Grillo ha un'indagine al pari degli altri, e il torto peggiore che gli possiamo fare è essere garantisti, come lui non è mai stato con tutti noi. La ragione sociale del 5 Stelle è stata dire che tutti rubavano, che tutti erano uguali, bastava un avviso di garanzia per additarli come la piovra. È successo di tutto, basta aprire qualsiasi YouTube del passato per vedere con quale violenza hanno usato la clava della giustizia, delle manette contro gli avversari politici. Ora noi con loro saremo garantisti. E quel reato, il traffico di influenze, è un reato che ha voluto il Movimento 5 Stelle. Noi ci sono ore di dibattito in commissione, in aula, abbiamo messo in guardia su quanto sia un reato molto poco definito, che quindi presta il fianco a interpretazioni soggettive del singolo magistrato e anche mina un rapporto tra la politica e ogni tipo di interlocuzione esterna, esponendo il politico, anche quello per bene, nel suo esercizio normale di un dialogo con gli stakeholder, ha possibilità di essere indagato. L'avevamo detto, e ora vittima ne è Beppe Grillo, che non sia mai, insomma, troppo tardi per cambiare idea. Io rivendico di far parte di una forza, Forza Italia, che è garantista nel DNA e lo è sempre. Adesso arriviamo a Forza Italia, però volevo far replicare Castellone, perché sennò sembra una No, cosa... ma infatti non, io purtroppo a questi argomenti, voglio dire, siamo abituati. Non credo che si possa parlare di garantismo se ho detto in premessa che noi abbiamo piena fiducia nel lavoro della magistratura. Quindi aspettiamo di vedere la conclusione di queste indagini, quali sono le premesse e quali saranno i risultati finali. Quindi per voi, diciamo, Berlusconi non è il delinquente, come spesso titola il Fatto Quotidiano, cioè voi non condividete quella linea lì, tanto per essere chiari. Io credo, io non voglio entrare nel personale, anche perché qui si parla di una persona che in questo momento dal centrodestra è candidata alla presidenza della Repubblica, e poiché io rispetto delle altre forze politiche e delle scelte che fanno, certamente non voglio in questa sede, in questo momento storico,
giudicare l'operato di Berlusconi. Penso che a giudicare l'operato bastino i procedimenti a suo carico, basti la conclusione a cui è arrivata anche la giustizia, che è chiara a tutti e chiara agli occhi dei cittadini soprattutto. Quindi però un giudizio l'ha già emesso. Questo è. Non l'ho emesso io, il giudizio è stato emesso da chi ha condotto quelle indagini. Penso che come le ho detto, ci fidiamo della giustizia e quel giudizio è corretto. Allora, sì. Mi stava dicendo in pubblicità una cosa molto interessante, perché mi diceva in realtà però su questo tema c'è stata anche una narrazione sbagliata. Ci spiega perché, così poi vediamo anche se Biti è d'accordo. C'è stata una narrazione sbagliata perché in legge di bilancio gli investimenti per la salute mentale, per il supporto a chi soffre di questi disturbi sono ingenti. E sono declinati in vari interventi, quindi oltre a questo emendamento che avevamo presentato insieme al Partito Democratico, avevamo fatto una serie di altre proposte che invece sono passate e che delineano anche un po' una scelta strategica, e cioè anziché il bonus una tantum che ammontava a circa 150 euro a persona per il sostegno psicologico, che può significare rimborsare 2-3 sedute dallo psicologo, noi abbiamo stanziato 20 milioni di euro per il supporto psicologico agli studenti nelle scuole e alle loro famiglie. Quindi per tutto l'anno gli studenti che hanno necessità e i familiari di quegli però studenti non riguarda avranno solo un supporto. E questa è la parte ragazzi, diciamo. Poi studenti. Ci sono 10 milioni di euro per tutte le persone fragili, compresi i malati oncologici, per i quali è stato assunto personale dedicato al supporto psicologico. Poi abbiamo prorogato, sempre in legge di bilancio, al 2022, a dicembre 2022, quella norma del decreto sostegni bis che permetteva alle ASL, ai consultori, di assumere più psicologi e più assistenti sociali. Poi stiamo lavorando a una riforma della sanità che parte dal territorio e che va a rafforzare quei presidi che sono le case di comunità, in cui all'interno ci sono anche gli psicologi. Abbiamo previsto che negli studi dei medici di medicina generale ci siano gli psicologi. Quindi l'approccio che questo governo e che questa maggioranza, secondo me, ha ragione, sta avendo, è quello di dire, piuttosto che se devo fare una scelta, perché chiaramente le risorse poi a un certo punto sono limitate, piuttosto che dare un contributo una tantum, io scelgo di dare il contributo strutturale che aumenta le risorse e che permette di seguire le persone nel tempo. E poi abbiamo fatto anche un'altra cosa importantissima, di cui a mio avviso si parla troppo poco. Noi abbiamo stanziato 25 milioni di euro, sempre in legge di bilancio, per i disturbi del comportamento alimentare. E li abbiamo scorporati dalla salute mentale. Sì, abbiamo istituito un LEA dedicato, quindi un livello essenziale di assistenza. E in questo modo noi obblighiamo le regioni a prevedere che ci siano dei luoghi di presa in carico di questi disturbi. Questa è un'epidemia nascosta, Gaia, di cui soffrono 4 milioni di persone in Italia, e negli adolescenti è la seconda causa di morte dopo gli incidenti. Sono 4.000 all'anno gli adolescenti che muoiono per disturbi del comportamento alimentare. Quindi legge di bilancio, aver dato dignità a questo tipo di disturbo, che fa parte dei disturbi della salute mentale, è chiaro che è un segno importante.